Allora, siamo qui al bar restaurant Emporio, al centro commerciale Lugano Sud Grancia, con un secondo piano, con un po' di amici. Ok, Zacca, sei appena atterrato e arrivato, vedo che ti mangi un bel piattone. No, meno male, mi mancava la pasta. Ok, sei appena arrivato dalla Norvegia, che da sei... Oslo. Sono mesi che sei su in Norvegia per lavoro. Un anno. Io sono stato in Norvegia, sono stato a Oslo, ti dico la verità, non mi è piaciuta tantissimo, non mi ha fatto impazzire la Norvegia. Raccontami un po' il costo della vita, cosa stai facendo, eccetera, eccetera. Allora, il progetto intanto è concluso con Carlsberg, che sono le birre del Nord Europa. Costo della vita, innanzitutto bisogna cominciare a parlare di stipendio prima di parlare di costo della vita, perché se io ti dico la benzina costa 2,20 euro, come anche qua in Svizzera, ma come anche in Italia, ma lo stipendio di un tecnico come quelli che avevamo da noi in fabbrica era di 4.600-4.700 euro al mese, senza gli straordinari, perché io ho notato una cosa, che gli straordinari è una cosa molto italiana, io all'estero faccio fatica a trovare gente che fa straordinari, mentre per quello che era il responsabile di produzione, dati alla mano 65.000 corone, sono 6.500 euro, 7.000 euro. Quindi, tanto cominciamo a parlare di stipendio e poi parliamo di costo della vita. Vabbè. Cos'è che costa di più? Allora, tu eri su più, a più di 5.000 euro. Vabbè, certo, chiaro, non vai in Norvegia per 1.500 euro. Esatto, va bene. Allora, cosa parliamo? Parliamo di affitti? Parliamo di Airbnb? Io prendo sempre gli Airbnb. Tutto incluso 1.800 euro al mese. Però se tu ti trovi una bella soluzione, magari non proprio in città, appena fuori, con 1.300-1.400 euro al mese trovi un appartamentino a 60-70 metri. Cioè, quindi gli affitti sei a 1.300? Sì, sì, dai 1.000 ai 1.500 euro se vuoi stare in affitto. Però Oslo mi stavi dicendo. Oslo, giusto? Io sto parlando della regione di Oslo. Tra l'altro è la regione che costa di più Oslo, perché è la capitale. Però è caro, eh. Io è sono caro. Stato su, mi ricordo, era caro. È caro perché noi abbiamo uno standard. Beh, caro perché... Sì, va bene. Che noi vediamo tutto caro, però devi capire che innanzitutto l'acqua... Beh, diciamo che lì non prendono... Non prendono stipendi da 600-700 euro al mese, come succede... A parte che c'è il salario minimo o da 1.000-1.200. Lì c'è il salario minimo vero di 3.600 euro, che non prende nessuno. Ma poi... allora sai che avevo letto che la Norvegia è una nazione dove addirittura se non vuoi lavorare ti danno un reddito garantito a vita? C'è il reddito garantito a vita, perché loro hanno il fondo... sovrano più grande del mondo, che addirittura supera anche quello di Bridgewater, stiamo parlando di $1.5 trilioni. Tutti i soldi che derivano dal petrolio, la ex Statoil, che adesso ha cambiato nome, questa azienda qua, che è controllata dallo Stato, che prende i soldi da tutti i proventi dell'industria petrolifera e del gas, li reinveste soprattutto nella borsa americana e nei fondi. Loro così cosa fanno? Garantiscono alla loro popolazione a oggi per almeno 100 anni un reddito garantito in caso ci fosse una crisi che nessuno può lavorare. Quindi il reddito garantito esiste. Se oggi ogni cittadino volesse riprendere la sua quota, a ogni cittadino, quindi contando anche i bambini e l'ultimo anziano, avrebbero 222.000, quasi tutto importato, e quindi costa almeno il doppio. Quindi stiamo parlando di mozzarella di bufala che costano 5 euro, 56 corone, l'olio sui 20 euro quello buono. Sì, sì, è caro. Cioè, stiamo parlando di prodotti di importazione, perché di loro produzione c'è poca roba, capito? Però poi, si stanno lamentando anche loro. Si stanno lamentando di due cose, si stanno lamentando soprattutto. Il costo dei carburanti, che per loro è strano, che è un primo paese produttore in Europa, terzo produttore al mondo dopo Arabia Saudita e Russia, perché gli Stati Uniti d'America non sono un esportatore, lo usano per loro stessi. Terzo esportatore al mondo di petrolio, e si trovano a pagare la benzina a 25 corone, 24-25 corone, è arrivata anche a un picco di 27-28. Ambiente lavorativo come? Allora, ambiente lavorativo. Allora, come sono che ormai l'automazione è dappertutto. Sì, com'è, diciamo, come lo standard? Il livello lavorativo è molto blando, molto tranquillo, molto calmo, non c'è fretta. Fanno quante ore a settimana? E fanno 35 ore a settimana. Ripetilo, scusa. 35 ore a settimana. Scusa, ripetilo.
effettive lavorative 35 ore a settimana. Esatto. Perché tu hai nelle 8 ore pagate, tu hai la tua ora di pausa. 35 ore a settimana. Quindi cosa vuol dire? Che tu arrivi a 5, tu faresti 7 ore al giorno, pagate 8. Quindi tu fai realmente 35 ore a settimana. Sì, ma non ne fanno 50, 60. Ma no, ma lo allora, lo straordinario, torno a ripeterlo. Anche in Germania nelle grandi aziende al venerdì pomeriggio che nessuno. Lo straordinario, che torno a ripeterlo, si chiama straordinario perché non deve essere ordinario. Cioè, invece, non so, da me è ordinario, ma anche da certe aziende che sono da te in Lombardia, sì. Lo straordinario è ordinario. Purtroppo sì. Ok. Pagati a 30 euro l'ora. Prima fa freddo, Freddo secco. Freddo secco. Sembra di star sulle Alpi. L'hai girato un po' quando stavi lì o sei rimasto? Non tantissimo, perché girare in auto. Sei stato a Bergen? No, non sono stato a Bergen. Sono stato a Stavanger, che è sempre sui fiordi. Beh, dovresti girarla un po' però. Ma il problema è che a distanze di auto si parla di minimo 7-8 ore di auto. Allora, ristoranti? Ristoranti effettivamente costano. Si mangia bene, ma costa. Si mangia bene. Dove si mangia bene costa. Allora, non riesci a uscire meno con una persona sola 70-80 euro questa spesa. Sì. Soprattutto perché il calice di prosecco da solo costa 12 euro. Un 0,2. Una birra piccola, ho preso l'altro giorno col cliente, una Blanc 16,64, sì, 12 euro. C'è da dire che la ditta comunque quanto ti passa oggi. Quando ti passa oggi. Il discorso è che comunque... No, è cara la vita. Lì c'hanno anche il tasse sugli alcolici. Io so. Cioè lì fanno ai supermercati puoi comprare solo quello che è sotto i 4. E per quello che ci sono le picking line. Se vuoi comprare i superalcolici c'è il monopolio statale. La vita al giorno? Di diaria per mangiare 110 euro al giorno. Perché tu devi capire che a pranzo è più o meno 40 euro e a cena 70 euro, quello è il costo della vita. 110 al giorno. 110. Però ovviamente se ti fai da mangiare a casa... Porti a casa qualcosina a te. Esatto. Difatti tu mi dicevi che ti facevi la pizza a casa. Sì, certo. Ma adesso il cantiere dopo un anno di Norvegia cos'è? Finito? No, adesso per ora è finito la prima parte, c'è l'ampliamento, probabilmente manderemo tutto qualche... Tutto il magazzino tutto automatizzato? Tutto automatizzato, tutto robotizzato. Quindi costo della vita sì, dipende come la consideri. Come turista italiano costa, ma come cittadino norvegese devi capire un'altra comunque cosa. Comunque qui si mangia bene, dai, cazzo, c'è qui il cuoco romano, fa sempre delle esatto, viaggi. E non costa tanto. E non costa. Non costa 35 euro come quello. Io ti giuro, io non sono. Cioè ci sono stato sia in Norvegia che in Finlandia. Che in Svezia costa come in Italia, non è carissimo. No, c'è qualcosa. Quando sono stato io adesso sono saliti molti. No, Norvegia era quella più cara in assoluto. Ed è sempre stata quella. Norvegia veramente era cara. È rimasta come io. Mi ricordo che nightlife alla sera locali. Allora, ci sono i quartieri. Ci sono i quartieri a Oslo, ce n'è uno specialmente dove sono 4-5 discoteche. Allora lì non sono proprio discoteche, ci sono tipo dei disco bar, però le file fuori c'è pieno di gente, soprattutto d'estate, che io sono stato la maggior parte a Oslo, sono stato d'estate perché comunque il clima lo permette, le notti sono lunghe, addirittura le chiamano le notti bianche. Sì, sì. Non tramonta, ma allora, alla fine è un crepuscolo. Il problema è che non viene mai scuro praticamente. No, scuro no. E quindi da maggio fino ad adesso. Addormentarsi è dura, io me lo ricordo quando ero le prime volte di sì. Sono stato quando ero su che alle 4 di mattina praticamente c'era già il sole. Ti devi portare e metterti qualcosa in faccia. Cioè, allora, perché loro non hanno le tapparelle. No, non hanno le tapparelle, come in Germania. Esatto. Cioè. No, beh, in Germania qualcuno... Beh, vabbè, ma le veneziane come sappiamo... Sì, poca roba. Però si divertono. C'è una grandissima comunità pakistana. Pakistani sono forse la prima comunità sono pakistani. Sì, io mi ricordo che andate in discoteca, in un locale c'erano tanti pakistani. Cioè, da me in fabbrica tutti gli operatori erano tutti pakistani, una comunità. E italiani ce ne sono lì che lavorano nelle fabbriche? Nelle fabbriche no, li ho trovati nella ristorazione. Ah. Nella ristorazione ci sono tanti. Opportunità di lavoro? Tante per specializzati, torniamo a quel discorso. Specializzazione, non per l'operaio mio. Abbiamo detto che ci sono i pakistani, abbiamo detto che ci sono i filippini. Beh, loro quindi, fanno lavoratori generici. Quindi se uno pensa al lavoratore generico
è inflazionato. Però per lavori specializzati. Per lavori specializzati cercano e pagano. Lingua va bene anche l'inglese. Se sei specializzato stiamo parlando solo con l'inglese. Non serve. Va bene, ti saluto, ti lascio mangiare. Saluti, ciao.